Buongiorno. Vediamo chi c'è stamattina a farmi compagnia. Io mi preparo e vi aspetto. Ciao Cinzia Tassi, buongiorno. Buongiorno Francesca Messina. Ok, Veronica, aspetto. Quando mi date l'ok io parto, sono pronta. Se non mi vedete bene, mi sistemo un pochino meglio. Allora, io intanto mi preparo tutto. Uno spicchietto di limone devo prendere, scusatemi, tanto voi collegatevi, io sono qui. Buongiorno. Girate il link nei vostri gruppi alle vostre amiche, così partiamo. Preparate gli ingredienti se non l'avete fatto. Ecco, mi sono dimenticata l'olio. Brava, raccomando gli altri e poi dimentico io le cose. Vediamo se ho preso tutto. Mi sembra di sì. Sì. Allora, intanto che voi vi collegate, io mi taglio i pomodorini che ho già lavato. Questo lo faccio qui. Come state? Tutto bene? Ragazze, qui oggi sembra ancora estate, fa un caldo che si potrebbe andare tranquillamente al mare a fare il bagno. Non so da voi. Posso iniziare? Ok, giusto, giusto in tempo ho finito di tagliare i miei pomodorini. Ok. Ok, allora io inizio. Rinnovo il buongiorno a chi si è collegato adesso. Benvenuti nella mia cucina. Vi ricordate di me? Sono Marinella. Oggi andiamo a preparare una ricetta a quattro mani. Non so se avete visto il post nel gruppo. Facciamo il salmone al cartoccio in padella perché, come sapete, nulla è impossibile con Magic Cooker. L'unica cosa forse che non fa è il caffè. Però con il coperchio magico noi possiamo realizzare tutti i tipi di cottura. Quindi oggi voglio proprio farvi vedere come realizzare un trancio di salmone al cartoccio, però in padella, senza dover accendere il forno. Allora, come prima cosa, appunto, ci prendiamo della carta forno. Allora, io ne faccio due porzioni,
perché le mie figlie non lo mangiano, quindi faccio solo due porzioni. Potrei farle singole, però le faccio tutte e due insieme. Allora, mi vedete? Sì, abbasso poco poco il cellulare, anche se mi taglio la testa, tanto voi le mie mani dovete guardare, poi lo risollevo. Ok. Allora, vado a mettere i miei tranci di salmone, li metto con la pelle rivolta verso il basso. Ok. Poi sciolgo le mani. Poi sale, pepe. Potete utilizzare pepe nero, io in questo caso utilizzo il pepe rosa, che mi piace di più. Poi vado a mettere, ho affettato un po' di cipolla rossa di Tropea con la mandolina, l'ho fatta abbastanza sottile. So che può sembrare strano, in genere col pesce ci mettiamo l'aglio, però l'ho fatto l'altra volta tipo alla mediterranea e viene davvero buono. Quindi vado a ricoprirlo di cipolla, poi io la cipolla la adoro, la metterei ovunque, cruda, cotta, tutte le salse. Ok, ma sì, un altro pochino. Ok, poi vado a mettere i pomodorini. Allora, cerco di metterli rivolti verso il basso così tutto il loro succo lo assorbe il pesce. Mi vedete? Ok, guarda, questi li mettiamo così. Perfetto. Poi vado a mettere di prezzemolo. Allora lo metto intero e poi ne metto per decorare, lo mettiamo dopo. Vado a mettere un filino di olio appena appena, poi magari anche questo lo mettiamo al crudo dopo, e vado a chiudere a cartoccio. Non c'è bisogno di bagnarla e strizzarla, poi lo faccio un po' di caramella, non si brucia, state tranquilli. Ok, il nostro cartoccio è pronto, lo andiamo a inserire nel nostro tegame così. Vedete? Mettiamo qui. Ah, un'altra cosa che ho dimenticato, la prendo subito. Per farlo venire più profumato, aromatizzato, gli vado a mettere un goccino di vino bianco. Lo prendo subito. Anzi, un po' di prosecco, esattamente. Ok. Ne metto mezzo bicchiere. Ok, chiudo. Ok, e ho messo fiamma alta. Dal momento in cui fuoriesce il vapore, lo abbassiamo un pochino e lo lasciamo in cottura 10 minuti, dovrebbero bastare, poi comunque ci regoliamo. Ok, allora intanto che qua cuoce, vediamo, avete delle domande? L'avete mai fatto voi? Qualcuno ha mai sperimentato la cottura del cartoccio con Magic Cooker? Che
Mi sposto un po', se no mi arriva tutto il calore in viso. Oppure, sapevate che si può fare anche questo tipo di cottura? Voglio sapere se posso usare il pesce spada. Certo, qualsiasi tipo di pesce, anche filetti di orata, qualsiasi tipo di pesce, una questione di gusti. Io l'ho fatto l'altra volta, già il trancio di salmone mi è piaciuto molto perché il pesce rimane bello tenero, è bello proprio succoso, rimane bello rosa, non viene stoppaccioso, va? Quindi si mangia con piacere. Poi con il sapore che rilascia anche la cipolla, il pomodoro, viene buonissimo. Poi naturalmente se vi piace potete aggiungere anche delle olive, dei capperi, quello come tutte le ricette a gusto. Ah, Teresa Canu non lo sapeva, proverò. Mi fa piacere. Lo provi e ci faccio sapere. Il procedimento è uguale? Sì. È uguale. Cambia solo il tipo di pesce e il gusto. Grazie, Tito. Qua si inizia già a sentire il profumo del vino, perché adesso evapora. Io ho messo il vino, volendo si potrebbe mettere, non ho provato, però anche il succo di limone. Però io preferisco il vino. Abbiamo qualche amica cucherina nuova nel gruppo, o meglio, nella diretta di oggi? Che è curiosa, vuole farmi qualche domanda riguardo i nostri coperchi? Se avete bisogno di qualche chiarimento, avete qualche dubbio? Questi incontri sono molto interessanti, ci fa piacere, signora. Li facciamo appositamente per voi clienti, perché purtroppo per via di questo Covid non tutti sono disposti ancora a fare le dimostrazioni a casa, quindi cerchiamo di aiutarvi facendo queste piccole dirette per aiutarvi appunto nell'utilizzo dei coperchi. Vediamo se c'è qualche cucherina nuova, sono curiosa. Meno male che esistono le dirette, è vero, verissimo. Verissimo, perché vi dirò, io se non era per queste dirette non avrei mai conosciuto questi coperchi. O meglio, li avevo sentiti nominare, però in uso non li avevo mai visti. Grazie proprio a una diretta io ho conosciuto i coperchi e ho deciso di aprire la raccolta punti e da lì è stato tutto una scala che è ancora in salita. Allora, io qui la abbasso un pochino. Ok. Allora, imposto 10 minuti. 10 minuti di cottura. Poi eventualmente se ce n'è bisogno diamo qualche minuto in più. Scusate, mi era arrivata una notifica. Allora, come vi dicevo, sì, io ho scoperto i coperchi grazie a questa raccolta punti. Allora, la raccolta punti che cos'è? Non è altro che un passaparola. L'azienda vi dice: tu mi presenti le tue amiche, me le porti in questo gruppo, gli fai conoscere MG Cooker.
lo pubblicizzi sui, che so, sui social, lo pubblicizzi con le tue amiche, insomma, tutto sta nel pubblicizzare il prodotto. Se così facendo, se qualche amica, qualche parente, qualche conoscente decide di acquistarlo, per ogni vendita fatta a voi vi viene assegnato il punto. Al raggiungimento dei primi 5 punti potete già scegliere da catalogo o un coperchio o una pentola. Oppure abbiamo, cioè abbiamo il kit forno, abbiamo le pentole, i coperchi. A scelta. Naturalmente nessuno vi dirà puoi scegliere questo, cioè il regalo è questo. Decidete voi, come ho fatto io. Io poi ho deciso di rimanere in questa azienda perché... Allora, forse io ci sono dentro e poi io amo cucinare, e tutto quello che riguarda la cucina mi piace, quindi mi sono innamorata facilmente. E poi, come vi dicevo, non perché ci sono dentro, però come qualche giorno fa ho pubblicato anche un post, aziende italiane come questa ce ne stanno veramente poche. Il nostro presidente è una persona meravigliosa che io non conosco dal vivo, spero di avere il piacere un giorno di incontrarlo, però è una persona che ci tiene a tutte noi consulenti, è una persona presente, ci coccola con i regali, precisa e puntuale nelle provvigioni, veramente non c'è nulla da dire. Quindi ecco, io sono partita da una semplice raccolta punti per poi diventare una consulente. Quindi invito tutte le persone che vogliono entrare nel nostro mondo di chiedere, non si paga, per chiedere non si paga nulla, quindi se volete avere maggiori informazioni chiedete alle amiche che vi hanno invitato in questo gruppo o se avete una consulente di fiducia, se no gli amministratori del gruppo saranno lieti di rispondervi. Poi, come sapete, abbiamo sempre offerte sui nostri coperchi, sulle nostre pentole, quindi anche per quello chiedete a chi vi ha invitato, io non sono qui a darvi prezzi, oggi sono qui giusto per passare una mezz'oretta in compagnia insieme a voi, per dimostrarvi che anche la cottura al cartoccio è possibile nelle nostre padelle, nei nostri legami, pentole, quel che sia, sempre grazie al coperchio, perché come sapete fanno tutti i nostri fuori di Venturi. Quindi, vediamo se c'è qualche domanda prima che mi perdo. Quindi, vi dicevo, sta tutto nel giocare con la fiamma, perché il coperchio è sempre lo stesso. A volte mi sento dire, ma il coperchio no, il coperchio è sempre uguale, può cambiare il diametro, può cambiare la forma, che anziché essere quatondo e rotondo, ma il coperchio è sempre quello. Sta tutto nel modulare la fiamma. E in quel modo noi andiamo a assimilare una serie di elettrodomestici. Ad esempio, se vogliamo fare una cottura a vapore, basta tenere la fiamma bassa. Vogliamo fare una cottura tipo grill, tipo al forno, teniamo la fiamma più alta. E il gioco è lì, la fiamma. Bisogna giocare con la fiamma. Poi è normale che da un piano cottura a un altro, magari la resa del gas, del metano, quello che è diversa, quindi poi bisogna fare un po' l'occhio, ma si fa pratica facilmente. Vi ripeto, io ho imparato tutto grazie alle dirette, guardando tutti i pomeriggi nel periodo di quarantena. Dopo pranzo mi prendevo il caffè, mi mettevo sul divano e mi guardavo queste dirette, e più giorni passavano e io più mi innamoravo di questo coperchio finché ho ceduto. Buongiorno a chi si sta collegando adesso, grazie Cinzia, sei troppo gentile. Allora, qui poi comunque possiamo sbirciare tutte le volte che vogliamo, non è che non possiamo aprire, non succede assolutamente nulla. Ecco, il vino si è riassorbito tutto, quindi adesso lasciamo continuare a cuocere. Buongiorno. Buongiorno, benvenute. Veronica, sono io che lo votè, perché se non fosse stato per te, io a quest'ora ancora neanche vi, non conoscevo i coperchi, non conoscevo voi.
Allora, che dirvi? Un'altra cosa che vi volevo ricordare, per tutti coloro che decidono di fare un acquisto, spendendo almeno 70 euro, avete la possibilità di acquistare a soli 12,90 euro questo bellissimo coperchio, diametro 22 qua tondo, ma non solo, perché insieme al coperchio l'azienda vi regala la quadrotta in coccio, che è bellissima. Avete visto, in questi giorni hanno fatto qualche ricetta le mie colleghe, hanno preparato la zuppa di legumi, si possono fare tante cose sfiziose ed è bellissima. Ha il fondo radiante, veramente in coccio, meravigliosa. E il suo coperchio. Questo a soli 12,90 euro, vi ripeto, a fronte di un acquisto minimo di 70 euro. Altrimenti, se non vi piace questa, abbiamo, sempre a fronte di un acquisto di 70 euro, abbiamo il nostro perfettino. Vedete che bello, della linea perfetta, va sia sul piano induzione, sul piano a gas. Questo a 29,90 euro. Oppure c'è solo il nostro coperchio, 4,90 euro. Abbiamo il coltello. Insomma, abbiamo una serie di prodotti proprio con un minimo contributo, esclusivamente per voi clienti che decidete di fare un acquisto. Qua si sente il profumo, arrivano proprio le ventate. Questo è il mio pranzetto di oggi. Sì, grazie allo Bosco, imparerò anche io a cucinare, almeno spero. Sì. E allora, quello che dico sempre, allora adesso non voglio fare nomi di altri brand, non posso fare nomi di altri brand, però ci sono dei robot di cucina, che appunto cucinano, e lì bisogna starci dietro perché devi impostare temperature, velocità, e metti così, ecco lì, devi aspettare prima di aprirlo. Che comunque, per carità, per quanto cucinino anche loro bene, ma innanzitutto bisogna seguire quello che ci dice lui. Qui noi non cambiamo il nostro metodo di cucina. Cioè, nelle pentole cuciniamo come facciamo sempre, solo che andiamo a ridurre i tempi di cottura, possiamo sollevarlo in qualsiasi momento, perché come avete visto, non devo aspettare che mi dà il bip lui per poterlo aprire, lo apro tutte le volte che voglio. Andiamo a cucinare a basse temperature, quindi non superiamo mai 100 gradi, cosa fondamentale. Perché? Perché le proprietà organolettiche degli alimenti che noi andiamo a cuocere rimangono inalterate. E gli odori si riducono dell'80%. Io qua adesso sento il profumo, ma la cucina non è che si sente quell'odore forte, soprattutto di pesce. Si sente un profumo, sapete che sente un profumo del vino, dei pomodorini, proprio leggero. E poi giustamente perché ci sono di sopra. Però la cucina, anche se in questo caso dovevo friggere, tranquillamente. Ecco, vi è suonato, vado a controllare. Allora, un'altra cosa che vi volevo ricordare, quando sollevate il coperchio, dobbiamo farlo sempre così. Perché se facciamo diversamente, vi faccio vedere, guardate qua. Vedete le goccioline? Tutta la condensa che si è creata va a finire nel tegame. E in questo caso, diciamo, non succedeva nulla, però mettete caso stessimo facendo una torta e si crea la condensa, o la pizza, quando la vado a girare me la va a bagnare tutta, no? Quindi quando facciamo cotture che contengono liquidi sotto, cotture tipo in umido, anche se giriamo il coperchio non succede nulla. Però quando facciamo cotture più tipo forno, stile forno, cerchiamo di ricordarci di fare questo lavoro. Ma poi non solo per il discorso che ci va a bagnare sotto, però qui si è accumulato tutto il vapore, tutto il calore, quindi poi se noi facciamo quel lavoro lì dobbiamo aspettare che se lo raccoglie di nuovo. Allora, lo vado a controllare. Allora, io gli do... è cotto, vi dico la verità, però io per
scrupolo, proprio perché gli do altri 5 minuti di numero, ma proprio perché voglio lasciarlo 5 minuti, ma è cotto. Infatti lo tengo proprio al minimo. Allora, me lo risposto questi 5 minuti, se no mi sto facendo la sauna. E quindi nulla, questo qui è. Sì, allora, ci sono in corsa adesso le promozioni sulla linea perfetta. Allora, ce ne stanno varie. Abbiamo la linea delle padelle, di tre misure differenti, abbiamo la linea delle casseruole, abbiamo i tegami, il tegame 28 col coperchio 30, abbiamo tutta la linea, quindi abbiamo la batteria completa con piccole soluzioni che non sono finanziarie, ma con quattro piccole rate ve la potete tranquillamente pagare. Quindi se c'è qualcuno che è interessata alla promozione, dice adesso non la posso prendere, potete anche mettere la differita, quindi voi bloccate la promozione e decidete in quale data riceverla e pagarla. Quindi per questo ci sono varie opzioni, non c'è assolutamente problema. Avete delle domande? Poi non c'è il rischio che si attacca nulla qua dentro. Adesso vi faccio vedere, la carta forno non è bruciata, è rimasta intatta. Doriana Medda, ciao, scusa sono entrata ora, che cucini? Allora, sto facendo due tranci di salmone al cartoccio, scusami. E li ho fatti tipo alla mediterranea, con cipolla di Tropea e pomodorini. Poi dicevo, a piacere, chi vuole può aggiungere anche delle olive, dei capperi. Io l'ho fatto abbastanza sobrio. Volendo si può fare anche con un letto di patate sotto, perché no? O con delle zucchine grattugiate sopra. Quello è tutta una questione di gusti. Volendo potete cambiare anche tipo di pesce, in base ai gusti. Potete fare anche il merluzzo, il pesce spada, quello che volete. Prego. Adesso lo andiamo a impiattare perché è pronto. Vi faccio vedere come rimane, è proprio bello, bello rosa, bello succoso. Ecco, vediamo. No, mi prende in giro il mio timer, guardate qua, ancora a metà. Come prima. Allora, io mi preparo il piatto. Mi devo prendere qualcosa. Scusatemi, ho dimenticato l'utensile. Io lo spengo. Sì, lo spengo, pronto. Ok. Aspettiamo che i fumi si fermino. E lo impiattiamo. Allora, taglio uno spicchietto di limone, così lo mettiamo nel piatto per decorare. Limone, però non ne avevo altri, vabbè, tanto questo ci serve solo per guarnire. Ok, allora lo vado a togliere. Vediamo se riesco a... Allora, innanzitutto volevo farvi vedere. Si vede?
Vedete che la carta forno non è bruciacchiata, è rimasta intatta. Allora, la cosa bella sarebbe servirlo proprio col suo cartoccio, però adesso per farvelo vedere, voglio farvelo vedere bene, quindi lo tolgo. Però la cosa carina proprio è servirlo nel piatto lasciandolo annodato dai lati e magari aprendolo solo nel mezzo. Che profumo di cipolla! Allora. Eccolo qui, togliamo il prezzemolo. Si vede? Oddio, c'è il vapore, non vedo nulla. Lo vedete? Vediamo se ve lo giro pure da questo lato. Ok. Allora, io ne metto solo uno nel piatto, giusto per farvi vedere. Un po' di prezzemolo. Adesso è fumante, appanna tutto. Aspettate, ve lo taglio anche con la forchetta, voglio farvi vedere l'interno. Perché io lo so che c'è sempre qualche scettico, eh? Perché anch'io ero così, io non ci credevo. Io quando guardavo le dirette dicevo, sei, guarda quelle, guarda, frigo da non fanno puzza. E invece adesso mi devo ricredere, è la verità, ragazzi. È la verità. Allora, vediamo, aspetta che c'è la pelle sotto, ce la posso fare, ho rovinato il piatto, dovevo fare la foto, però vi ripeto, voglio farvi vedere l'interno, si vede? Penso di sì, vero? La cipolla è tranquillamente cotta, il pomodoro pure, tutto cotto alla perfezione. Volevo farvi vedere anche la pelle di sotto, si è fatta tipo la crosticina. Vediamo se vi voglio far vedere anche quello perché è troppo bella. Allora lo tocco con le mani, tanto mi guardo, quello devo mangiare io. Facciamo prima. Allora vediamo, vedete come si è fatta, aia brucia, vedete come si è fatta la crosticina di sotto? Cioè, di sotto alla crosticina, di sopra è bello tenero e succoso. Ecco qui. Allora. Ragazze, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Non ho fatto niente di che. Solo una ricettina veloce veloce. Qua c'è l'altro. Che poi, volevo farvi notare, l'altro era un trancio leggermente più grosso, però si è cotto allo stesso modo dell'altro. Non è che questo si è cotto di meno, di più, proprio sono arrivati alla stessa cottura tutti e due. Allora, sì, cotto alla perfezione, non lo assaggio in diretta perché non è educato, ma vi assicuro che è cotto. Allora, se non avete altre domande, io vi saluto, spero, vi ripeto, che vi sia piaciuta la mia ricetta e spero di avervi fatto compagnia questa mezz'oretta. Poi se qualcuno prova a farlo, oppure c'è qualcuno che ha provato a farlo, perché in realtà questa era una ricetta a quattro mani. Erano stati pubblicati gli ingredienti per chi voleva farlo insieme a me. Non so se qualcuno l'ha fatto. Ok, comunque, se qualcuno lo fa, lo ha fatto e vuole pubblicare poi la foto, ci fa piacere. Io vi ringrazio per essere stati insieme a me. Vi auguro una buona giornata e alla prossima. Dopo posto foto e ricetta. Ciao ciao!